Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera a tutti, io sono Jul e oggi siamo tornati su Fire Emblem Heroes. Oggi vi porto un nuovo solo, e che solo! Sono più contenta per l'unità che ho avuto l'occasione di mostrarvi oggi, piuttosto che del solo in sé, che diciamocelo, non è così difficile. L'unità che vedremo oggi in azione è una delle nuovissime fanciulle inserite in gioco. Non me ne voglia la nuovissima Lin leggendaria che è stata annunciata ufficialmente oggi e che arriverà lunedì, ma i miei occhi questa settimana sono stati tutti per la nuova Inoka. Meravigliosa a livelli veramente inconcepibili, scusatemi, ma una velocissima occhiatina agli artwork bisogna darla. Cioè, io adoro il vestito, veramente, adoro tutto di lei, è stupenda, incredibile, meravigliosa, e sono riuscita appunto a fare un solo proprio con lei. Nonostante la mia non abbia degli IV esattamente offensivi, la mia Inoka è minus velocità plus resistenza. Il gioco me l'ha data subito, ci ho speso pochissimo, ma purtroppo me l'ha data con una natura un po' così. Ma per me non c'è problema, perché tanto io la userò come supporto e la sua ottima A, che è vincolo attacco velocità 3, riesce bene o male a tamponare il suo orribile Bane, senza contare che lo Yumi Principesco le dà velocità più 3, per cui ringraziamo lo Yumi Principesco che ci risolve questo brutto problemino che ho avuto con gli IV. In ogni caso, lei la giocherò con il set classico. Le uniche due caratteristiche sono Disperazione 1, obbligatoria per questo solo. È assolutamente obbligatorio giocare a Disperazione 1, altrimenti non si riesce. E Scudo di Iote, obbligatorio anche questo, perché dovremo purtroppo prenderci una freccia in faccia da Takumi. Non c'è altra scelta, ragazzi. Le ho provate tutte, per questo solo ho lavorato molto, perché ci tenevo a mostrarvi Inoka nella miglior maniera possibile, ma a parte questo set niente ha funzionato, per cui la vedrete così, e sono molto 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 contenta del risultato. A supportarla ci saranno le solite due Azzura, qui c'è Niazzura con Incita Volanti, fondamentale, e Ali di Pietà, fondamentale. Anche Trascina Attacco è utile, ma le altre due abilità sono molto più utili. E poi Pazzura, lei chiaramente per i potenziamenti della sua arma, per Ali di Pietà. Incita Attacco e Incita Velocità di Pazzura non li useremo in questo solo, però lei rimane una must have. E poi Priscilla, che paradossalmente non curerà in questo solo, perché il fatto che Inoka a un certo punto raggiungerà il range di vita utile per attivare Disperazione, a noi verrà sol che a vantaggio, per cui perché ho scelto di mettere Priscilla in questo solo, mi chiederete voi. Ragazzi, io ho messo Priscilla in questo solo perché Trascina Difesa ci è comunque utile, e perché Priscilla causa un movimento specifico di un'unità. Adesso vi farò subito vedere che cosa intendo, bando alle ciance e partiamo. Chiaramente, livello infernale, come al solito. Sarà un solo molto veloce. Adesso mi sto impegnando, approfittando anche del fatto che le Grand Hero Battles e le Bound Hero Battles non costano più stamina. Mi sto impegnando appunto per fare molti tentativi per portarvele sempre nel miglior modo possibile, per cui vedremo che cosa mi sono inventata stavolta. Sei pronto, Takumi? Lotteremo come abbiamo provato in allenamento. La forza di due fratelli non ha eguali. Ti ho sentito la prima volta, Inoka. Non farò niente di avventato. Faremo gioco di squadra, tranquilla. Ah, un'altra cosa, ve la devo dire subito, mentre posiziono. Quanto cavolo è bello lo sprite della nuova Inoka. Quanto è bello il Kinshi. Quanto vorrei per la mia laurea in regalo un Kinshi, voi non potete capire. Amo, 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 amo i Kinshi. Comunque, posizionamento terminato, le mie unità devono essere esattamente così. Si parte, e la prima mossa purtroppo sarà compiere un autosuicidio, non saprei nemmeno come definirlo. Dobbiamo ammazzare la vecchia Inoka con la nuova Inoka, per capirci quanto è bello lo sprite della nuova Inoka. È bello anche l'arco, è proprio tutto meraviglioso. E con l'aiuto della nostra sempreverde Niazzura riusciremo a salvarci, e chiaramente Inoka indietreggerà e si porterà dietro la Niazzura. Detto questo, basta. Priscilla deve rimanere lì, in quel punto, perché Takumi deve, esatto, perché deve venire avanti prima il cavallo e poi Takumi. E questo movimento, non so perché, solo Priscilla lo causa, delle unità che ho testato. Ora, scusami Inoka, ma purtroppo questa mossa è necessaria. Ci attiviamo Disperazione e uccidiamo nostro fratello. Ma che allegria questa mappa, eh? Lo uccideremo grazie a Luna. Oh, che botta. Oh, che botta. E la luna bussò, boom. Arrivederci Takumi. Takumi era l'unico problema di questa mappa. E adesso, ragazzi, partono i magheggi con le ballerine.
Perché i magheggi con le ballerine? Perché iniziamo a cantare con Pazura. Grazie a Disperazione 1, che come vedete è fondamentale, ci portiamo a casa il cadavere di questo fantino blu. Brava Inoka. E adesso utilizzerò Niazura per cantare per Inoka. Inoka la posizionerò sopra a Niazura in modo che al prossimo turno riceverà l'incita volanti appunto della Pegasina. Mentre Priscilla, e questa è la mossa fondamentale, deve venire qui al centro, ma non deve curare Inoka. Dobbiamo mantenere la disperazione. Ora, ultimo turno, Priscilla si sposta di fianco a Pazura. Come state vedendo, tra l'altro, non l'ho specificato, ma chiaramente la kill su Takumi è stata abbastanza lampante. Takumi, considerate che aveva 41 di velocità, la stessa velocità della mia Inoka. Per riuscire a doppiarlo è fondamentale sfruttare il vincolo attacco velocità 3 di Inoka, che è un'abilità che sto sfruttando per tutta la mappa. Adesso notatelo in particolare in questo turno, io attaccherò sempre con almeno un alleato di fianco. In questo modo avrò questo boost strepitoso in attacco e in velocità, che Inoka sfrutta veramente benissimo e senza il quale la kill su Takumi era praticamente impossibile. A questo punto canto con la Pazura, in questo modo Inoka scivolerà di fianco a lei e grazie a Disperazione, badate bene, sempre grazie a Disperazione ci porteremo a casa anche questo mago rosso, e questo ce lo portiamo a casa proprio di precisione, 26x2, e concludiamo cantando con Niazura e portandoci a casa anche questo volante spada. Vi dirò, questo solo è stato particolare perché l'avevo già registrato, ma ci avevo messo un turno in più perché non ero riuscita a vedere questa kill che Inoka si poteva prendere di giustezza su questo maghetto. Per fortuna sono riuscita a vederla, grazie ai vari sigilli, trascina attacco di qua, trascina attacco di là, e sono riuscita a prenderla e sono molto contenta perché questo solo è stato pulito, ordinato e preciso. Meglio di così non avrei potuto mai fare. Detto questo, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete pullato la nuova Inoka, complimenti, avete fatto un ottimo investimento, è eccezionale. Io lo so che adesso siamo tutti pronti, no, per questo nuovo leggendario, arriva Lin, viva Lin. Ma vi giuro, Lin, per quanto l'illustrazione sia meravigliosa, perché Wada è una certezza, Lin non mi ha minimamente hypata come invece mi ha hypata questa Inoka. Questa Inoka è, per noi amanti del flyer, poi non ne parliamo, meravigliosa. Se vi avanza qualche sfera, soprattutto considerando che adesso ce ne regaleranno molte per la Golden Week, investite in Inoka, ragazzi, investite, non ve ne pentirete, è proprio bella da vedere. Poi se siete come me, amate il rosso, ci andate veramente a nozze con lei. Detto questo, io spero che questo solo vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti come avete risolto voi questa Bound Hero Battle, se avete fatto un solo anche voi. Che cosa ne pensate di Inoka? Secondo voi esagero? Secondo voi è semplicemente perché mi piace il suo design, che sono così hypata da lei? Io non lo so, in ogni caso noi ci vediamo presto. Ricordatevi che se il video vi è piaciuto è cosa buona e giusta mettere sempre mi piace. E se il video non vi è piaciuto, ovviamente mettete non mi piace, datemi un feedback. E niente, io vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!